è già venuto a trovarci in passato tra i musicisti jazz italiani più apprezzati nel panorama internazionale, che quest'anno rivedremo impegnato sul territorio, nel Sannio, con la rassegna Riverberi. 4 weekend per un appuntamento ormai divenuto fiore all'occhiello del territorio sin dal suo esordio nel lontano 2010. Sono stati ufficializzati cartellone, date e location, ma prima domanda: se ci sono novità nel format rispetto allo scorso anno? No, identico, con l'aggiunta di qualche comune nel partenariato. Se ci arriverebbe grazie a un partenariato di comuni, come già ho detto. Un partenariato di comuni che si è unito grazie al capofila a Comune di Apice, insieme a Forchia, a San Nicola Manfredi, San Marco ai Monti, San Martino Sannita, Sant'Angelo Cupules e l'Ecio del Sannio. Grazie a loro che siamo qui a parlare di musica e di arte, hanno richiesto un contributo alla regione e l'hanno ottenuto, e quindi eccoci qua, siamo qui. Coinvolgimento di più comuni, di conseguenza più location, quindi è un'occasione anche per scoprire il territorio, quindi ascoltare buona musica e apprezzare anche il Sannio. Sì, ed è questa la peculiarità del nostro festival, come nasce. Noi in realtà andiamo nei luoghi, li visitiamo con il nostro staff, facciamo sì che le persone che poi vengono coinvolte attivamente si affezionino non solo alla musica che promuoviamo, ma anche al territorio. Quindi attenzione alle location, sono piccole chiese, dei cortili, dei giardini, il bellissimo Castello dell'Ettore ad Apice Vecchia, luoghi appunto dove il musicista si adatta il proprio suono alla location, non si trova davanti il solito palco con l'impianto perfettamente funzionante, ma una piccola difficoltà, che poi è la difficoltà del jazz, la difficoltà della vita. Nel jazz c'è sempre uno scalino da superare per andare oltre, per esplorare nuovi territori. Anche in Riverberi, e non solo in Riverberi, sono tanti festival che adottano questa chiamiamola strategia, il musicista si adatta col proprio strumento alla sonorità del luogo. Riverberi, straordinari protagonisti, parteciperanno all'edizione targata 2019, facciamo i nomi. Sì, l'apertura della banda del Bucò, una banda del nostro territorio. Poi il 18 maggio, il secondo concerto ad Apice Vecchia, ci sarà Fabio Concato insieme al trio del pianista jazz Paolo Di Sabatino. Poi non solo Fabio Concato, ma ci saranno altri progetti comunque che accarezzano il jazz, quindi c'è Raiz a San Nazaro nella Villa Comunale, così come avremo Roy Paci insieme a un grandissimo jazzista, il fisarmonicista Carmine Viana, che ben conosco, il quale ho condiviso palchi in tutto il mondo. E poi ci sono i jazzisti Francesco Cafiso e Dario De Idda in una bellissima chiesa, una location a San Martino Sannita, così come Fabrizio Bosso, il re della tromba, insieme a Giuliano Oliver Mazzariello, e Raiz nella Villa Comunale di San Nazaro. E poi tantissimi musicisti del nostro territorio, dal solo di sax di Federico Califano, oppure il progetto Pesisana di Ettore Patrivita insieme a Simone Ielardi, così come i testi recitati da Angelo Nenna e Anteo di Napoli, oppure il performer Vittorio V. Zollo, che aprirà per appunto il concerto di Fabrizio Bosso nel Palazzo Zamprelli di San Lecio del Sannio. Immagino siano tutti amici o comunque persone con le quali tu hai già collaborato. Come riuscire ad abbinare l'artista alla location? C'è una caratteristica comune che in un certo senso ha segnato la decisione? Sì, sicuramente. Raiz è un po' più per un pubblico diciamo di bocca buona, quindi un pubblico che non ascolta solo musica classica e jazz, e quindi va in un luogo dove è possibile anche star seduti, non a chiacchierare perché c'è bisogno sempre di silenzio, però non per forza concentrarsi come in un concerto invece di musica classica, oppure un concerto di jazz mainstream come quello di Francesco Cafiso a San Nazaro. Sì, ovviamente ogni artista ha bisogno di una propria location, quindi ha bisogno di questo connubio che poi possa tenere svelta l'attenzione del pubblico. Quale sarà il tema di quest'anno? Ogni volta cambia, facciamo capire ai telespettatori quale sarà il fil rouge che accompagnerà tutta la rassegna.
Sì, l'anno scorso si chiamava Riverberi Appiangese, anche quest'anno si chiama Riverberi Appiangese, il secondo anno Appiangese perché tutti i comuni si affacciano sull'Appia Antica e quest'anno ho voluto proprio marcare il tema della strada, attinente anche proprio col titolo del festival. Il tema è la strada, però la strada intesa non come raggiungimento di una meta o di un obiettivo, ma come la facoltà, la possibilità, la fortuna di poter poi utilizzare gli insegnamenti che la stessa strada ti dà nel momento in cui la percorri, quindi il presente, quel che puoi, tutto ciò che puoi attingere dal viaggio in sé. Manifesto e logo, anche quest'anno sono a cura del maestro Mimmo Palladino, ormai un amico per te. Sì, Mimmo sempre attento alle cover dei miei dischi, attento anche ai manifesti di Riverberi. Anche l'anno scorso c'era una sua opera realizzata appositamente per Riverberi, anche quest'anno. Tutte e due bellissime. Quest'anno, a mio avviso, molto 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 d'impatto molto forte. E ricorda, stranamente, io ho letto un romanzo che mi ha regalato un mio amico durante questi anni, Egidio, un romanzo di Cormac McCarthy, La strada, che è fantastico. Mi ha folgorato e mi ha dato anche un po' quest'idea dato la possibilità di individuare questo tema. E stranamente io non avevo parlato a Mimmo di questa cosa, le copertine ricordano quell'atmosfera e lanciano lo stesso messaggio. Riverberi del resto di strada ne ha fatto, siamo alla nona edizione, come dicevi, un'idea che ha ottenuto anche un finanziamento regionale, è piaciuto anche alla Regione Campania, una kermesse culturale musicale che può mettere al centro dell'attenzione le aree interne. Sì, cioè, dalla regione hanno dato la possibilità a questi piccoli paesi di provincia, piccoli ma potenti, in grado di guardare avanti, coraggiosi e lungimiranti e appassionati, quindi hanno dato la possibilità di organizzare questo piccolo grande evento e speriamo che in futuro si continui ad organizzare, perché noi ci stiamo divertendo, ce la mettiamo tutta, abbiamo un po' di esperienza, siamo comunque, non siamo piccolini, siamo al nono anno, quindi speriamo anche di poter organizzare l'anno prossimo. Una musica ricercata, non facile nemmeno da far piacere, sicuramente un modo per far conoscere al grande pubblico il jazz, che rappresenta comunque sempre un tipo di musica di nicchia, no? Quindi un modo per esplorare il territorio, queste location, ma anche per immergersi nel jazz, che non è una musica così commerciale, che può piacere a tutti, ma si può rivelare positiva, insomma, anche per questi momenti di aggregazione, se vogliamo chiamarli anche così. Sì, il jazz è imprevedibile, come tutte le cose imprevedibili suscitano anche disinteresse dovute alla paura, quindi molti ascoltatori quando ascoltano jazz sanno che devono, sapendo che devono impegnarsi a capirlo, spesso si rifugiano in melodie un po' più sempliciotte, banali, in musica comunque belle, non so criticare, però in melodie che restano più all'istante, mentre il jazz è un po' più complesso, c'è bisogno di attenzione e non aver paura, così come non ha paura il jazzista nell'improvvisare. È una musica che va ascoltata, più l'ascolti e più ti innamori. E immagino che ascoltandola ti sei innamorato del jazz. Io ho avuto la fortuna di innamorarmene subito, non ho dovuto ascoltarla più di tanto, mi rimasi folgorato immediatamente. Ricordiamo che quest'anno, non so se è una novità, me lo dirai tu, Riverberi 2019 sarà accompagnato da una mostra a cura di Luca Vernacchio. Un modo, non so, spieghiamo di che cosa si tratta. Sì, è una mostra fotografica di Luca Vernacchio, che è un artista di Casalbore, giovanissimo, che ho conosciuto quest'estate. L'ho conosciuto perché era amico di Ettore Patrivita, il sassofonista che ho citato prima, che suonerà prima di Fabio Concato il 18 maggio a Rapice Vecchia, e andai a visitare il suo sito Instagram e rimasi folgorato dalla bellezza, dalla forza e dall'impatto delle sue immagini, dei suoi scatti fotografici. Invito gli ascoltatori ad andarlo a visitare, appassionarsi a questo giovanissimo, lui non è neanche ventenne mi sembra, artista del nostro territorio, e quindi avrà la possibilità di esporre le proprie opere durante le tappe del nostro festival. Spesso sei stato definito l'esploratore sonoro contemporaneo, in tanti vedono in te il viaggio, la creatività, ma anche l'estro visionario e la bellezza. Possiamo ritenere Riverberi la perfetta sintesi di queste parole? Sicuramente, io faccio parte di una serie di artisti e musicisti esploratori, e festival fa parte di una serie di festival esploratori. Non siamo gli unici, però non siamo tanti, siamo pochi, abbiamo la passione e la forza di portare avanti le nostre idee senza avendo paura, però riuscendo poi a superare le paure.
Riverberi a parte, quali sono i tuoi prossimi progetti? Bene, io dopo 2 anni ritorno su un palco, ritorno con un nuovo album, con un nuovo tour, ho avuto 2 anni di pausa, insomma questo, il tema della strada è stato anche un po' ispirato da questa mia pausa. In realtà io la meta non l'ho vista, come dicevo non ho visto né la meta né la partenza, perché mi sono infortunato prima di partire dal mio tour in bicicletta, quindi ho avuto i miei insegnamenti li ho avuti prima della strada, nella programmazione prima della partenza. Ora dopo 2 anni difficili ritorno a suonare, la tromba suona meglio di prima e torno con un nuovo disco prodotto da un'etichetta tedesca, Lact, insieme a Danilo Rea, Fabio Giachino, Natalino Marchetti, Rino De Patre, Ruben Bellavia e poi come ospite d'eccezione l'Orchestra Filarmonica di Benevento. Musicisti che stimo molto, non solo dal punto di vista musicale, ma proprio dal punto di vista organizzativo. Hanno un loro staff, hanno un direttivo molto forte, molto cosciente di quello che fa, molto grintoso. Noi presenteremo il mio disco e saranno loro a organizzare la presentazione del mio disco proprio a Benevento il 15 giugno all'Arco del Sacramento. C'è sempre un'integrazione con il territorio, cerchi sempre di coinvolgerlo. Sì, infatti poi sono tanti musicisti anche che partecipano sempre a Riverberi, nei miei dischi sempre musicisti anche del nostro territorio, ma semplicemente perché, non perché sono il nostro territorio, ma perché sono bravi, sono forti, quindi ci sta molta, molta creatività al nostro territorio, va sostenuta e va ricercata. Ricordiamo le date di Riverberi. Le date dal 12 maggio al 9 giugno, sul sito, sui social, potete vedere tutte le date e tutti gli artisti. Di questo progetto, ricordiamo, Apice è confermato comune capofila e se non erro ospiterà anche la conferenza stampa di presentazione, quindi chiudiamo con questo appuntamento che tra poco ci sarà. Sì, in attesa del nostro ufficio stampa Luigi Druso che ci dica la data e apriamo la nostra conferenza quasi sicuramente nel Castello delle Lettere di Apice Vecchio. Perché non mancare a Riverberi? Perché raggiungere queste location del Sannio e quindi non perdersi questi spettacoli? Ma è una grande possibilità in un territorio che a quanto pare offre non tantissimo, insomma è un festival di musica di qualità, dove sarà possibile di ascoltare non solo bella musica ma di vedere anche dei luoghi un po' nascosti, andiamo comunque a ricercare nuove location. È un modo di stare insieme, poi la musica, la forza della musica è proprio quella di unire. Grazie a Luca Aquino, in bocca al lupo per questa edizione, ci vedremo presto. Grazie.